Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Sì, la prima di campionato sapevamo che comunque affrontavamo una squadra di livello con dei giocatori importanti. Non è stato facile questo esordio, perché comunque loro ci venivano a prendere alti. Noi provavamo a fare le nostre uscite, la nostra trama di gioco, ma ci mettevano in difficoltà e quindi non ci facevano esprimerci comunque nel miglior dei modi. È stata una partita, secondo il mio punto di vista, abbastanza combattuta, abbastanza equilibrata. Sì, sotto l'aspetto del gioco, forse qualcosina in più loro. Noi siamo venuti fuori nella seconda parte di gara. Abbiamo avuto, penso, l'occasione più importante della partita, l'abbiamo avuta noi, a prescindere dal gioco espresso. Comunque, però, penso che il pareggio sia più che giusto. No, sicuramente ma di crescita, essendo l'inizio, facendo un gioco comunque dal basso, con giocate comunque anche azzardate, però che poi abbiamo visto che nelle scorse partite portano frutti, il margine di crescita è sicuramente ampio, è solo la prima partita, comunque abbiamo portato a casa un punto importante con una squadra con dei nomi di categoria, quindi ci portiamo a casa questo punto, e anche se c'è comunque il rammarico, l'amaro in bocca che con quell'occasione, penso l'occasione, come ripeto, più importante la partita davanti alla porta, però sono cose che possono succedere, sbagliare, quindi ci prendiamo questo punto e andiamo avanti. E in verità sì, mi sono tuffato a sinistra perché comunque il Fedato, penso, no, Costantino aveva calciato alla mia sinistra e poi me l'ha deviata il mio compagno di squadra e con la mano di richiamo sono riuscito a portarla da quel lato lì e comunque sono lì per fare quello che questo è il mio mestiere, sono lì per parare e cercare di dare il mio contributo e cerco sempre di farlo nel migliore dei modi e quindi insomma, sono contento di aver fatto una buona gara come tanti altri miei compagni, comunque abbiamo già la testa insomma alla prossima. No, mister è molto preparato e vuole che un portiere che sappia comunque muovere palla, impostare quando c'è la necessità di farlo, insomma. E quindi mi sono messo a disposizione al 100% per cercare di fare al meglio, insomma, quello che vuole il mister. Poi a volte può succedere che viene nel migliore dei modi e a volte molte meno, però siamo lì per lavorare ogni giorno, quindi io penso, mi ricollego alla domanda che ha fatto la signora prima, il margine di miglioramento è ampio, insomma. No, sicuramente Emilio è un giocatore stratosferico per questa categoria, lo ringraziamo, ma questo è un altro anno, fa parte del nostro mestiere, ci sono giocatori che vanno e giocatori che vengono. Emilio è un giocatore importante, ma ce ne sono tanti altri quest'anno. E altrettanto, quindi fa parte del nostro mestiere. Insomma, io mi vorrei concentrare più su quest'anno e ci sono tanti ragazzi importanti, anche giovani. Siamo solo alla prima partita. Margine di miglioramento è importante, qui deve essere importante. Dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista, ma ne siamo consapevoli. Però io penso che, insomma, che siamo nella strada giusta.